aggiudicata in via definitiva l'asta per l'alienazione del terreno parzialmente edificabile sul quale si trova il palazzone di Via Poliziano a Fiorano. L'edificio sarà demolito e saranno costruiti una quindicina di nuovi alloggi. Sabato a Maranello è stata inaugurata la rinnovata farmacia comunale. L'attività di Piazza Mendola è stata al centro di un intervento di riqualificazione. Va in archivio l'edizione 2024 delle Fiere d'Ottobre a Sassuolo. 81 le iniziative proposte nei 4 fine settimana del mese. Al nostro microfono il resoconto dell'assessore Federico Ferrari. Dopo la vittoria nel derby con il Modena, il Sassuolo si prepara già a tornare in campo. Domani i neroverdi andranno a far visita alla Juve Stabia per il turno infrasettimanale. In Serie B maschile sorridono Spezzanese e Volley che era col Sassuolo, entrambe reduci da una vittoria casalinga. In B1 femminile sconfitta nel derby con Moma Anderlini per BSC Volley. Buonasera. Nei giorni scorsi è stata aggiudicata in via definitiva l'asta per l'alienazione del terreno parzialmente edificabile sul quale si trova il palazzone di Via Poliziano a Fiorano. A riportarlo è la Gazzetta di Modena. Ad aggiudicarsi l'area per 150.000 euro è stata la ditta Balestra Immobiliare, che demolirà l'edificio e poi procederà con la costruzione di una quindicina di nuovi alloggi e la realizzazione di un'area verde. Taglio del nastro per la rinnovata farmacia comunale di Maranello. L'attività di Piazza Mendola è stata al centro di un intervento di riqualificazione. Scopriamo di più nel servizio. Una piccola inaugurazione, perché dopo la ristrutturazione la farmacia si presenta nuovamente alla città, ai cittadini. Esatto, la farmacia è totalmente ristrutturata, riorganizzata e puntiamo tantissimo sulla farmacia dei servizi, che è la farmacia del futuro e permetterà ai nostri pazienti di poter usufruire di questi servizi in più momenti della settimana, alcuni su appuntamento, altri no. Effettuiamo elettrocardiogrammi, oltre pressori, oltre cardiaci, abbiamo tutta la gamma di autotest per la verifica di colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, analisi dell'urina, e in più avremo la possibilità di effettuare delle visite con specialisti esterni che verranno su appuntamento e organizzeranno giornate a tema. Abbiamo riorganizzato completamente il CUP, creando uno spazio molto più riservato che garantirà in questo modo la riservatezza che prima era un po' limitata, e soprattutto abbiamo riorganizzato anche tutti i reparti e aumentando l'assortimento della merce, facilitando al cliente la possibilità di scelta nell'acquisto anche di prodotti di parafarmaco e di cosmesi. Una vera e propria costola del distretto sanitario. Esatto, dobbiamo diventare sempre più costole, perché all'interno di questa rete sociosanitaria il ruolo della farmacia diventa sempre più importante. Lo vediamo ultimamente, le disponibilità a livello della struttura sanitaria nazionale sempre più carente, e quindi noi ci mettiamo del nostro per dare la possibilità ai pazienti di fare quello che non riescono a fare diversamente. E la farmacia dei servizi si amplierà sempre di più, i servizi offerti saranno sempre di più e noi siamo qui per aiutare i nostri pazienti a fare le loro visite e i controlli per quanto possibile è permesso. Si è chiusa ieri a Sassuolo l'edizione 2024 delle tradizionali Fiere d'Ottobre. Durante i 4 fine settimana del mese si sono tenute 81 iniziative proposte accanto al mercato ambulante della domenica mattina e ai negozi in sede fissa aperti per fiera. Al centro di questa edizione lo sport, in particolare con la rassegna Piazza Olimpica. Il servizio. Fine dell'edizione 2024 delle fiere, possiamo dire che è andata bene, anche il tempo ha aiutato.
È andata assolutamente molto bene, infatti ci tengo subito a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo successo, a partire dal comitato commercianti, quindi i commercianti in sede fissa, i commercianti in sede ambulante, tutti gli uffici del comune, SGP, ovviamente gli operai di SGP. È stato un lavoro collegiale, è stato un lavoro collegiale nell'andare a ideare le fiere, a partire dalla grafica rinnovata, ad andare a ideare il cartellone, il programma, ovviamente quello culturale, ma anche quello commerciale, che ha risposto molto bene. Infatti sono molto contenti dell'esito di queste fiere. Molto seguito anche il tema principale, quello della Piazza Olimpica. Sì, la Piazza Olimpica ci siamo sentiti di farlo perché lo sport, non solo nell'anno delle Olimpiadi, è qualcosa che unisce, qualcosa che fa comunità e qualcosa che fa stare insieme. L'abbiamo fatto con le Olimpiadi e con le Paralimpiadi, partendo dalla scusa che abbiamo avuto due medaglie a Sassuolo, che è una cosa rara perché abbiamo avuto un oro e un argento, e abbiamo avuto anche la chiusura con Anna Maria Vitelaru, medaglia paralimpica, che abita comunque a due passi da Sassuolo. Ed ora la nostra pagina sportiva. Dopo la vittoria nel derby con il Modena di sabato, il Sassuolo torna già a concentrarsi sul campionato. I neroverdi infatti domani saranno impegnati sul campo della Juve Stabia per il turno infrasettimanale. La squadra già in giornata è partita verso Castellammare di Stabia. I campani al momento condividono il quinto posto in classifica con il Palermo a quota 15, mentre i neroverdi nel fine settimana si sono portati al secondo posto, accorciando anche le distanze dalla capolista Pisa, ora più due dalla squadra di mister Fabio Grosso. Nel girone B di Serie B1 femminile, BSC Volley sabato ha perso 3-0 il derby con Mo Manderlini, restando così ferma a 0 punti in classifica. Nel girone D di Serie B maschile invece è arrivata la prima vittoria in campionato per la Spezzanese Volley, che sabato al palazzetto della scuola media Bursi ha superato con il risultato di 3-0 Cus Genova. Nello stesso girone, seconda vittoria nelle prime due partite disputate per Caracol Sassuolo, che sabato al Palapaganelli ha vinto 3-0 con Firenze Volley. Le interviste post partita. Una vittoria, un buon terzo set in questa partita. Cosa è andato e cosa non è andato? Ma diciamo che ancora i nostri meccanismi non sono oliati perfettamente. Abbiamo qualche mancanza, soprattutto la sentiamo in allenamento. Ci sono alcuni giocatori che ancora non ci sono, non sono a posto. In allenamento soprattutto patiamo un pochino il fatto che certi meccanismi non sono oliati, però sono contento di come, soprattutto di come è entrato qualcuno da fuori, e bisogna dare merito anche a questa squadra, questa squadra avversaria, che è una neopromossa con degli inserimenti e ha molta voglia di dimostrare che vale la Serie B, e perciò è partita molto forte, come ha fatto poi nella prima partita di campionato, che perdeva 2-0 e ha vinto 3-2. Perciò sono soddisfatto della reazione dei miei. Abbiamo vinto i primi due set ai vantaggi e poi dopo ci siamo anche un po' sciolti. Quali sono le precauzioni in vista della prossima partita? Ma le precauzioni, non ci sono precauzioni, sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, esperta, che sbaglia poco, e dovremo sicuramente alzare il nostro livello tecnico, non ci sono precauzioni particolari. Infine, quali sono i vostri obiettivi in questa stagione? Beh, i nostri obiettivi sono quelli di arrivare in fondo, cercare di arrivare in fondo, a giocarci tutto quello che si può giocare, perciò vediamo se riusciamo ad arrivare alle qualificazioni per giocarci i turni di Coppa Italia, vediamo se puntiamo a cercare di arrivare ai playoff, cioè abbiamo degli obiettivi importanti. Una vittoria netta, non c'era modo migliore per performare di fronte ai vostri tifosi?
Sì, diciamo che bene questo, bene la vittoria, noi però siamo molto esigenti, quindi mi viene da dire potevamo faticare un po' meno. Abbiamo trovato una squadra molto molto tignosa, molto ostica, che ha difeso, ha giocato molto su tutti i palloni e questo a mio modo di vedere ci ha dato un po' fastidio, ci siamo un po' innervositi facendo qualche errore di troppo. Nel terzo set abbiamo corretto il tiro riducendo gli errori e siamo andati via lisci, quindi questo molto bene. Da un punto di vista tecnico, quindi, quali sono state le difficoltà maggiori che avete affrontato? Ma secondo me è un po' questo, cioè la gestione dell'errore nel momento dove non bisogna sbagliare. Bisogna avere un pochino più di pazienza, di aspettare queste squadre che non hanno un potenziale d'attacco formidabile. Secondo me è questo, perché per il resto tecnicamente siamo una squadra che ha dimostrato che tutti possono dare il loro contributo veramente con dell'alto livello e quindi dobbiamo puntare molto su questo. Qual è la vostra dichiarazione di intenti, a cosa puntate in questa stagione? Allora, la società ha chiaramente detto di voler provare a fare questo progetto in cui si cerca di bissare un po' quello che è stato fatto l'anno scorso provando a migliorarsi, quindi vuol dire cercare di fare il salto, non ci possiamo nascondere. È vero che ci sono tante altre squadre attrezzate con lo stesso obiettivo e quindi sicuramente sarà una battaglia. L'importante è che noi facciamo del nostro meglio e facciamo tutto il possibile, perché le possibilità secondo me questa squadra le ha. La formazione di Serie 1 maschile dello Sporting Club Sassuolo porta a casa un punto dalla trasferta di Roma. Ieri nella prima gara del girone di ritorno i sassolesi hanno pareggiato 3-3 con il TC Parioli. Lo Sporting Club Sassuolo sale così a quota 5 punti e domenica ospiterà il TC Pistoia. In Serie A2 invece la formazione sassolese ha perso 5-1 la sfida con il TC Villasanta sui campi di casa. Domenica trasferta per la sfida Matchball Firenze. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna lunedì prossimo. A domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata.